La storia che gli antichi Celti raccontavano in questo periodo nelle riunioni di famiglia era la storia di Mabon e Madron. Però, come per i nostri testi sacri ci sono dei simboli nascosti che ci dovrebbero aiutare nella vita quotidiana, anche per queste genti dell'antichità, all'interno di una storia che sembra banale, ci sono dei simboli. Solo che i nostri simboli sono fatti spesso dalle parabole di Dio o di Gesù. Invece nell'antichità erano fatti dalla presenza di certi animali che davano dei consigli o dalle qualità che avevano gli eroi di questa storia. I due protagonisti principali sono Mabon, che è la madre, la grande madre definita anche la regina, che assomiglia un po' alla terra, e Madron, che è suo figlio, ovviamente è un po' il frutto che ha dato la terra con i raccolti. Pensate che non solo per i Celti, ma questa è una storia che va benissimo anche per noi che viviamo nel 2010, dove invece che avere i raccolti della terra, di cui comunque godiamo perché fin prova contraria mangiamo tutti, polenta e cosa si usa? Maestri e schissetti, Quentino Osei, insomma si fanno ancora. Bene, nell'antichità questo rapporto tra madre e figlio era un po' visto come rapporto tra la terra e il suo frutto. I nostri antenati avevano molto paura, avevano una grande paura dell'oscurità, non solo per quello che si celava nell'oscurità, che era un po' un legame con gli altri mondi, ma soprattutto avevano paura del fatto che l'inverno durasse per sempre, che non finisse più e che la terra non desse più frutto. Quindi attraverso quei piccoli gesti di restituzione dei frutti, loro credevano che ridando agli spiriti della terra un po' dei frutti, questa prosperità della terra non andasse dispersa. Rimaneva un patto, un'alleanza forte tra gli uomini, le tribù e gli spiriti della terra, e questa alleanza permetteva ovviamente di ritornare in primavera con nuovi frutti e nuovi semi. Allora, la storia di Mabon e Madron è questa. Vi era una terra verso ovest, dove il sole tramonta, una terra in cui una grande regina regnava, chiamata Madron. La terra ai suoi piedi fioriva e gli uomini le portavano grande onore e grande memoria. Madron ebbe un figlio alla fine della stagione e suo figlio si chiamò Mabon. Alcuni dicono addirittura che Mabon, dal latino Maponos, abbia anche dato origine a una città qui nella provincia di Padova, che potrebbe essere Abano, Aponos, Aponensis, però sono teorie. La nostra regina al terzo giorno, al terzo tramonto, andrò a salutare il suo piccolo, lo nutrì col latte e lo mise nella sua piccola culla. All'alba però del quarto giorno, quando lei si aspettava che fosse giunto nuovamente il tempo di nutrirlo, nella culla non vi era più nessuno. E sola venne trovata in quella stanza, piangente e disperata, perché Mabon non c'era più. Venne accusata la grande regina e venne disprezzata, allontanata, ed un giogo le fu posto sul capo, un giogo di cavallo, e mandata lontano, ancora più ad ovest, fintanto che qualcuno non aveva pietà di lei e aveva il piacere e la grazia di ascoltare la sua storia. Tutti la ritenevano colpevole di aver ucciso Mabon, di averlo disperso. Vennero da est una mattina di molto tempo dopo, quando la terra si è fatta dura e i zoccoli dei cavalli risuonano sempre quando si battono sopra. Vennero da est quelli che vennero chiamati le lance di luce, dei nuovi guerrieri. E raccolta e curata e conservata a sé la grande regina, le tolsero il gioco dal capo, chiedendole perché viveva lei così importante una realtà così terribile. Lei raccontò la sua storia e loro decisero, mossi non solo da pietà ma soprattutto dal fuoco del cuore, decisero di seguire la via per trovare Mabon.
si portarono ad est mentre il sole sorse e la loro luce si rifletteva sulle lance, sulle punte di lancia, e in alto svettava verso il cielo. Cercarono consiglio da quello che tutti riconoscevano come l'animale più sacro, il merlo nero della cima di Caipiù. Si recarono sotto quest'albero e, cantando per il merlo, lo invocarono e chiesero: Mabon, tu hai notizie di Mabon? Sai dov'è? Dove lo posso trovare? E il merlo disse: no, io non lo so, però proseguite sulla strada verso i boschi e le valli, e ancora più est troverete il grande cervo, e lui vi dirà, vi darà della mano, vi darà un aiuto, vi aiuterà, vi sosterrà. E così fecero. E ancora più est trovarono il cervo, ma nemmeno il cervo, con la sua grande conoscenza dei boschi e dei sentieri, aveva visto Mabon, ma gli disse di recarsi dal buco di Srona, buco che vive tra le fronde antiche della grande quercia. Il buco di Srona non sapeva dov'era Mabon, ma sapeva dove loro potevano andare per chiedere ancora consiglio. Seguirono il fiume che portava ad est, conosciuto e dedicato alla dea Danu. Forse oggi lo chiamiamo ancora Danu, ma anche Danubio. E alla cima di questo fiume, alle sue fonti, trovarono il salmone. Gli animali che vivono in acqua sono spiriti liberi, sono spiriti sfuggevoli, ma il salmone si dice che fosse lì in quelle acque dal momento che la prima acqua era caduta sulla terra, e che sicuramente lui sapeva dov'era Mabon. Così fu, il salmone della conoscenza gli indicò la strada. Arrivarono sulla cima di una grande rocca di pietra e le pietre parvero sgretolarsi alla luce delle loro lance. E Mabon fu ritrovato e riportato a congiungersi con la madre Madron. La storia ricorda quello che accade in natura. Ricorda che il frutto che è colto dalla terra sparisce per il nostro bene, per la nostra gioia, per il nostro nutrimento. Ma ci ricorda anche che c'è sempre un viaggio che bisogna percorrere, perché nuovo frutto ci sia, che sia un frutto di terra, che sia un frutto di vita, d'amore e di famiglia. Un lungo viaggio con fiducia, rivolti sempre con la fronte verso est, verso la luce, verso le cose che vengono dal nostro cuore. E questa è la storia di Madron e Mabon.